a tutti, ciao, benvenuti a Cicchini in questo nuovissimo episodio su Finding Paradise. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 15 like per questo nuovo episodio. Ed eccoci qua ritornati. Eravamo ragazzi tornati nel passato del nostro caro Colin. Fatto sta che è molto nel passato, cioè non è stato graduale il ritorno, bensì totalmente così immediato, nel senso che non è che abbiamo vissuto diverse età della sua vita, ma ci siamo ritrovati direttamente a quando lui era un bambino. Questa cosa è risultata molto strana ai nostri cari dottori, chiamiamoli così. Quindi poi avevamo visto che Colin comunque aveva discusso con sua moglie per la questione di andare dalla Sigmund Corporation, e alla fine lei gli aveva detto di farlo perché non voleva ovviamente vederlo soffrire e vederlo triste. Per cui eccoci qua, eravamo arrivati qui l'ultima volta ragazzi, in questa a quanto pare scuola di musica, questo si evince, e vediamo un pochettino che cosa succede. Non è rimasto proprio nient'altro, signorina Miller? No. Il tuo strumento è questo qui. Abituatici. Madonna, però signorina Miller è proprio una stronzazza, eh? Ok, abbiamo ricevuto appunto la nota sul violoncello. Amavo suonare il violoncello da bambino. Un corno! Che bugiardone! Deve andargli a fuoco il pantalone! Ma perché... Wow, che classe! Prima elementare, direi. Tralasciamo le tue infantili frecciatine, Eva, e cambiamo argomento. Questo posto mi fa sentire come sul set di un film indipendente francese. Perché? Cosa mi potrebbe farti sentire così? Non saprei, sensazione a pelle. Bellissima la musica, dai. Allora ragazzi, guardiamoci un pochettino in giro, eh. Continuo a dire che la musica è bellissima, mi piace troppo. Quindi non è che Colin lo ha scelto di sua spontanea volontà il violoncello, bensì gli è stato assegnato perché è l'unico strumento disponibile. Ehi, non si spinge. Prenoto il violino, è così leggero da trasportare. Io prendo il flauto, sta nello zaino. Oh, poverino, è rimasto indietro, amore. Gli è toccato il violoncello, Vespal. Madonna, è più grosso di lui, Dio santissimo. Lo seguiamo. Ah, aspetta, qui c'è un altro Colin. Vediamo un pochettino che cosa dice. Cosa sta facendo? Si gira i pollici, sembra. Ok, ma possiamo entrare qua? Richiede 3 per procedere. Ok, ne dobbiamo trovare almeno altri 2 per entrare in quella porta, ragazzi. Per cui diamo uno sguardo di qua. L'hai visto? Sta portando quella cosa o è quella cosa che porta lui? Se lo osservi di spalle è come se la custodia levitasse da sola. Eh sì, è più grosso di lui, l'ho detto. Ma perché sono alberi sugli armadietti qua? Che succede? La sensazione è che non siano repliche esatte di un luogo reale, appunto. È come se i suoi ricordi si siano presi la libertà di mescolare un po' tutto. Ok. La macchina non è costruita con stabilizzatori dati di pubblico dominio proprio per evitare questo? Sì, ma... Forse sono rotti? Forse! Sei tu il tecnico specializzato? Certo, dopo ci darò un'occhiata. Sicurissimo, so alberi con armadietti per tronchi. Il ragazzo si prende delle belle licenze poetiche con i suoi ricordi, eh. Questo è poco ma sicuro. Ok, qua c'è Colin. Oh, nessuno gioca con Colin. Che tristezza. Wow, è imbarazzante anche solo a vedersi. Poverino, lascialo. Eva, perché i nostri clienti sono tutti dei perdenti? Forse perché li assegnano a te, idiota. Oh beh, considerando la legge di Gauss per il magnetismo è un bel complimento. Vabbè ragazzi, questi si lanciano frecciatine cattivissime così senza ritegno. Probabilmente ragazzi l'ultimo collegamento mnemonico lo troveremo lì alla porta, dove avevamo bisogno di almeno 3 collegamenti mnemonici per aprire appunto. Per cui torniamo di là. Bene, vediamo cosa c'è oltre questa porta ragazzi. Ok, la classe. Colin? C. Come? Te lo chiedo di nuovo, qual è il raggio di questo cerchio? Dove sei con la testa, Colin? Sei in punizione, esci dalla classe, addirittura. Amore, che ti han fatto? Io l'ammazzo sta maestra stronza. Va bene, usciamo. Penso di aver visto qualcosa sul muro là dietro. No, aspetta, rimani, rimani. Su che muro? Su questo? Ah, c'è una cosa che brilla qua, oh.
Cos'è? Potrebbe essere il nostro biglietto di uscita? D'accordo, credo che potremmo arrivarci se solo... Nah, so cosa fare, ci penso io. Ok, dobbiamo prendere una sedia o che cosa? Una scrivania? La scrivania, sul serio? D'accordo, ora guardami bene. Una caspio di bacchetta. Aspetta, non hai disattivato la... Mobiliaribusum Cathedrus Maestre. Non ci credo. Con la bacchetta, no, stile Harry Potter. Oh mio Dio, oh mio Dio. E giù. È pazzesco tutto questo. Per tutte le campanelle, l'avete visto? Ehi, reset. Ok, numero 1, disabilita l'interattività reattiva prima di darti la pazza gioia. Numero 2, la pronuncia dell'incantesimo è sbagliata. È leviosa, non leviosa. Invece no, ti sei perso il volo della cattedra. Loro di sicuro no, scemo del villaggio. Madonna quanto si odiano questi ragazzi, cioè si odiano proprio a manetta. Oh, ok. Questo è il nostro biglietto d'uscita, ragazzi. Lo è. Cosa? Niente, mi aspettavo che iniziassi di nuovo a sparare idiozie. Eva, hai idea di quanto sia faticoso sprigionare l'energia di una Kamehameha o di una Duken insieme? Cioè, so bene di essere un professionista, ma persino io ho bisogno di 5 minuti di pausa ogni tanto. È tutto assurdo, ragazzi, prepariamo il ricordo. Questo momento è stato tutto allucinante, veramente. Allora, immagino che, oddio, ci sono diverse cose che potremmo allineare. Non so se possiamo allineare, ok, il violoncello, d'accordo. E dopodiché possiamo fare così, grandioso. Wow, a prima colpa giocherino. Possiamo attivare il ricordo, signori. Attiviamolo e vediamo dove veniamo sparati stavolta. Tanto qua è sempre un punto interrogativo. La casa? Perché è tutto vuoto? Siamo di nuovo nel periodo della vecchiaia. Beh. Sì. Ed eccolo qui, l'appartamento perfetto per la pensione. Ok, quando sono andati a vedere la casa. Direi proprio di sì. Ok, penso di aver capito. Voglio dire, non stiamo saltando avanti e indietro a caso, giusto? C'è uno schema. Spiegacelo. Con tutti i nostri pazienti abbiamo iniziato dal punto più recente e siamo gradualmente tornati indietro, e questo sì, c'era chiaro. E in questo caso, all'inizio era così. Nei primi ricordi della sua vecchiaia tutto era normale. Ma poi, in qualche modo, siamo stati catapultati indietro. Ok. Fino al suo primo ricordo accessibile. Quindi l'abbiamo sistemato e siamo tornati di nuovo... ai ricordi da anziano, da dove eravamo partiti. Poi di nuovo ai primi, muovendoci avanti. E poi un'altra volta alla vecchiaia, muovendoci all'indietro. Questi salti non sono in ordine casuale e non formano uno schema qualunque. Oh, è lo schema di un'orbita in declino. Oh mio Dio, ragazzi. È come se ci stesse attraendo verso un centro gravitazionale. Un centro gravitazionale, eh? Contesto inappropriato per la fisica a parte, quale ritieni sia la causa? Qualche evento o così profondo di melodrammatica angoscia che ha traumatizzato il nostro galantuomo? Non saprei, forse è un ricordo di quel tipo, ma... forse è qualcos'altro. Ah, cioè, cos'altro potrebbe esserci qui, a parte ricordi? Come ho appena detto, non lo so. È solo che abbiamo visto un sacco di pazienti e non c'è mai stato un ricordo che abbia provocato qualcosa di simile. D'accordo, suppongo che almeno questo non sia di routine allora. Vedremo.
Ok, infatti è quello che ragazzi vi dicevo all'inizio, cioè è successa questa cosa stranissima che non era mai successa a quanto pare nella loro storia e si deve capire appunto perché, a che cosa questi ricordi stanno portando. Analizziamo un po'. Una camera da letto con un balcone e c'è anche una soffitta come magazzino. Quanto spesso vi capita di trovare un appartamento con soffitta e senza contare la vista sul lago? Pensavo che il lago fosse dall'altra parte dell'edificio. Sì, ma questa unità immobiliare è sul bordo, potete vederlo se tenete uno specchio sul balcone. Ma dai. Prego, prendete un dépliant. Ok, ragazzi, il primo collegamento mnemonico l'abbiamo fatto. Non so se dobbiamo andare su. Proviamo. Ok. Una soffitta in un appartamento, non è incredibile? Mi sembra che il resto di questo piano sia riservato alle unità di riscaldamento e ai servizi dell'edificio. Se dovesse esplodere qualcosa vi colpirebbe di sicuro, credo. Mi stai proprio in voglia a prendere appartamento, guarda. Infatti. Bene, sto cercando di lasciarmi intimorire da questi salti mnemonici, ma lui non sta aiutando. Infatti. Va bene, andiamo di sotto di nuovo. Minchia, sono tanti, i collegamenti mnemonici in questo caso. Sono ben 5, ragazzi, per cui adesso andremo in cucina. Vediamo che cosa di confortante ha detto a questi poveri signori. E questa è la cucina. Se guardate bene i muri, noterete che non c'è stato neanche un incendio. Ovviamente, se ci fosse stato, l'intera abitazione sarebbe bruciata, essendo un appartamento e tutto il resto. Oh, nel senso, ovviamente non succederà perché vi sembrate persone prudenti, giusto? Quello che sto cercando di dire è, la sicurezza antincendio è molto importante. Questo qua non può fare l'agente immobiliare, cioè non ti invoglia ad affittare gli appartamenti e le case che gli fa vedere, cioè non esiste proprio. Andiamo in camera, ragazzi. Cioè, è assurdo tutto questo, è assurdo. Ok, saranno andati anche fuori in balcone, immagino. Eccoli qua, infatti. Come potete vedere, questo è il motivo per cui lo chiamano residence vista lago. Voglio dire, non potete letteralmente vederlo perché il lago è dall'altra parte, dietro di noi, ma se allungate la testa oltre il balcone sulla sinistra, potreste riuscire a vederne un pezzo. Non fatelo comunque, potreste cadere. Ok, andiamo avanti. Questo qua è un cialtrone, ragazzi. Ah. A che starà pensando Colin? Non lo sappiamo, vabbè. Rientriamo e vediamo che gli ha detto riconfortante qua. Quindi, che ve ne pare? Beh, è carino e tranquillo. Mi piace. Anche a me, ma avrei preferito se lei avesse evitato di parlare, Fred. Già, non c'è stato di aiuto. Per niente. Se non fosse il fratello dell'amico di mio cugino, a quest'ora ce ne saremmo già andati. Anzi, scappati via. Mi dispiace, signori, non sono bravo nelle vendite, se vede. Quindi, perdonate la schiettezza, ma avete intenzione di comprarla? Perché vedete, c'è una tassa di deposito da pagare. Bene. Dopodiché potrei filarmela, ma prometto di... La smetta, lo prendiamo. Ok, dopo tutto questo incoraggiamento hanno proprio deciso, ragazzi, di comprare la casa. Ah, non era un dépliant fino a un secondo fa. L'avrà piegato, che problema c'è? Beh, se sto intuendo bene. Ok, ragazzi, è un replogno di carta. Essendo un ricordo, è piuttosto strano che sia stato generato senza che ce ne accorgessimo. A ogni modo, almeno ci fa comodo, non vedevo altre vie di uscita da questo posto. Perfetto, l'ultimo ricordo, ragazzi, è qua dentro. Avete detto di essere musicisti, giusto? Questa stanza è perfetta per esibirsi. C'è poco spazio per un pubblico, però, quindi probabilmente suonereste da soli. Il che è piuttosto triste, ma sto divagando. Ok, ce li abbiamo tutti, ragazzi. Possiamo preparare il prossimo ricordo. Immagino che adesso torneremo all'infanzia. Troppe cose strane. Ok, prepariamo anche questo ricordo, ragazzi. Vediamo se ci riusciamo al primo colpo come ho fatto prima. Che è stato assolutamente pazzesco. Forse non sarà così facile, eh? Allora, questo posso muoverlo così e farlo andare. Qua. Ok. Ah, è passato così, ammazza. Di nuovo un aeroplanino, ragazzi. Quindi attiviamo anche quest'altro ricordo. Ok. Esatto, siamo di nuovo all'infanzia, ovviamente.
si sta facendo già più grandicello, Colin, eh? Perché adesso sta musica tragica che c'è? Ricatapultati indietro, eh? Già, finora la tua teoria regge. Ok, scommettiamo. Cosa? Scommettiamo sulla causa di questa anomalia, ovviamente. Le tue supposizioni contro le mie. Oh, ma fatti una vita! A chi indovina per primo, allora? Scommetto $10 che riguarda una ragazza. Sei diventato romantico all'improvviso, eh? Nah, è solo che con queste cose c'è sempre di mezzo una ragazza. Non tutto gira intorno a qualche ragazza, Neil. D'altra parte, penso che abbiamo visto abbastanza ricordi per affermare che è felicemente sposato e... Ehi! Oh merda, cos'è? Che stai facendo lassù? Non ci credo. Sì, tu! Ti vedo stare là fuori tutti i giorni. Che cos'è che guardi sempre? Un po' le fatti tuoi, no? Eccoti! Quindi, hai un nome? È timidino. Oh. Ce l'hai un nome, vero? Colin. Cosa? Non ti sento. Ho detto che mi chiamo Colin. Come? Cos'hai il tuo colon? Cosa? No, lascia che... Aspetta, torno subito. Oh. Va bene, ok, la bambina. Chissà se c'ha ragione Neil davvero, ragazzi, eh. Che sta facendo? Un aeroplanino? Ha preparato un aeroplanino. Ok. Abbiamo raccolto il primo collegamento mnemonico. Vediamo un po' adesso che cosa succede. Ehi, ora ti lancio questo aeroplanino di carta. Ci ho scritto delle cose sopra, quindi prendilo, ok? Stavo per dire, parla più forte, ma... Ok. Ok, eccolo che arriva. No, dai, fai che arrivi. Oh. Ah, aspetta. Caspita. Non ce la fa. Lo stolto ragazzino non ha rispetto per le leggi della fisica. Ha tipo 9 anni, amico. Ehi, non fa niente. Devi concentrarti, ok? Tieni gli occhi su di me e lancialo più forte che puoi. Se ci metti abbastanza impegno, sono certa che puoi farcela. Credo in te. Dai, che tenero. Ok, ok, posso farcela. Arriva. E dai! Niente da fa. Bah! Avresti dovuto vedere la tua faccia recisa! Non è divertente. Non puoi lanciarlo contro vento, stupidino. Non importa quanto ti ci impegni. Cosa pensavi che sarebbe successo? Torno dentro. Ok, aspetta, non andartene. Se tu fai la stronza. Allora, Colin, esatto. Credevo non avessi sentito. Sì, beh, in realtà penso di averti già visto sulla strada per andare a scuola. E che c'entra questo con... Vai a quella subito dopo il bosco qui vicino, giusto? Sì, quindi? Oh, beh, io vado all'istituto sulla strada di fronte alla tua scuola. Quello privato? Già. Che fortuna. Perché? Beh, perché è super esclusivo e costa tanti soldi e tutto il resto. Beh, sì, immagino di sì. Lì se la tirano tutti, però. Sul serio? Nah, cercavo solo di farti sentire meglio. Ehi, la prossima volta possiamo andare a scuola insieme. Perché?
Perché mi piaci, scemotto! È il giusto pizzico di stupidità. E questo cosa vorrebbe dire? Inoltre, hai saputo degli attacchi degli orsi nel bosco? No, ho visto solo tassi, cosa sai? Oh no, anch'io non ne so niente. Ma è per questo che sono sospettosa, è fin troppo silenzioso. Comunque, facciamo praticamente la stessa strada, giusto? Sarebbe più bello farla insieme. Immagino di sì. Cos'è successo? Eh? Corsa dentro quando sono usciti. Non è poi tanto raro che i bambini abbiano paura dei genitori. Quando io ero piccolo conobbi un ragazzino con una mamma da paura. Una volta la vedi sculacciarlo con una spatola e da allora non ho più mangiato i suoi brownies. Ok, abbiamo ricevuto una nota. La ragazza del balcone accanto. Colin odiava suonare il violoncello da piccolo, ok, quindi non è che avesse la passione per il violoncello, anzi lo odiava proprio a quanto pare. Ah! Oh, si è buttato sul letto. Che ragazzino strambo. Ok ragazzi, allora qua abbiamo l'accesso, cioè, ad un altro ricordo, questo è poco ma sicuro. Oh, un altro orologio. Non ti azzardare a fare qualcosa, questo lo prendo io. Lasciamelo che te lo tiri giù dalla parete. No! Per favore, evita. Non è nemmeno così in alto, non c'è bisogno di tirarlo giù. Oh, per cui adesso ci mancano ancora due collegamenti mnemonici, ragazzi, per cui possiamo uscire, ricontrollare loro che stanno guardando la TV. D'altro canto mi sarebbe piaciuto avere la TV tutta per me quando ero bambino. A te e a Rudog. Poi che possiamo vedere? Il concerto classico di chitarra è sponsorizzato da Miscela Miao. Miao 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 miao. Perché non possiamo avere anche noi un motivetto così orecchiabile? Certe cose possiamo solo sognarcele. Tra poco sui grandi classici Il Padrino. Ammazza. Freno, ho quasi voglia di rimanere a guardarlo. Non possiamo, siamo qui 3 ore, se no. Qua cos'è sta roba? Non lo so, vabbè, fatto sta non possiamo uscire. Ah, c'è lui nel bagno. L'avevo visto. Perché si esercita in bagno? Perché qui il riverbero rende il suono spettacolare, chiaro. Parli come un esperto in materia. Quando suonavo il triangolo lo facevo sempre. Non è ancora bravo. Accidenti, neppure il leggendario riverbero del bagno ha potuto migliorare questa porcheria. Che stronzetto che è questo qua, guardate. Va bene, vediamo se riusciamo ad andare a preparare il ricordo, ragazzi. Però ci serve qualcosa. Un Rudog giocattolo appoggiato sullo scaffale. Sembra che non ci stia giocando molto. Povero Rudog. Vabbè, allora possiamo preparare il ricordo a quanto pare. Ecco fatto. E prepariamolo, ragazzi, anche sto ricordo mizzico. Oggi è già il terzo, impressionante. Cos'è sta roba? Alcuni spazi vuoti ti aiutano a ricordare, altri a dimenticare. Ok, quindi quello verde di regola aiuta a ricordare, giusto? Ah, ok, per cui se faccio così... Ecco fatto, per cui devo fare la stessa cosa, faccio così... E cos'ha? Tac. Ci ho messo un attimino a capire come funzionava. Perfetto. Attiviamo anche questo ricordo. Vediamo dove andiamo a finire. Ah, eccoci qua. Dove siamo? Ti stanno cercando, sai. Nervosa per la tua ultima esibizione? No, non sono nervosa. È solo che ho suonato in questo teatro per così tanti anni. È una sensazione strana quando penso che questa sarà l'ultima volta. Beh, mai dire mai. Possiamo sempre venire a fare un salto. Questo posto non va da nessuna parte. Ho visto cosa stai per suonare comunque. Non è il mio miglior sfoggio di virtuosismo, eh?
Beh, quel pezzo non mi dispiaceva, ma pensavo non piacesse a te. Credo di essermici affezionata con il tempo. Lo sapevo! Un pochino. Ehi, abbiamo ancora un po' di tempo prima dell'inizio del concerto, giusto? Vai a prendere il tuo violoncello e suona un po' con me, così mi tranquillizzo. Pensavo non fossi nervosa. L'ultimo concerto della moglie Sofia, ragazzi. Usciamo un attimo di qua, vediamo cosa c'è. Ah, ok. Questo è il figlio. È uscito. Non possiamo... tu che cosa? Non lo so, vabbè, abbiamo raccolto un collegamento mnemonico comunque. Col bambino che possiamo fare? Stai ancora battendo la fiacca lassù, Ash. Oh, e dai, ho già sistemato un'intera fila di sedie. E ho anche dato un nome, la fila di Asher. Chi si siede dovrà pagare una tassa. Ah sì? Allora potrei fartela bastare come paghetta, immagino. Non fai ridere, papà. Oh, ehi, dov'è la mamma? Non ne sono sicuro, ora la cerco. È per questo che devi muovere il sedere e scendere a dare una mano. Bleh, d'accordo. Ok. Ci mancano altri 3 collegamenti mnemonici, ragazzi. Vediamo se... se di qua c'è qualcosa, forse qua sotto non c'è niente, per cui dobbiamo tornare su. Che c'è adesso? Ma che... sta sfarfallando in un altro ricordo. Ah, o forse no. Qualche idea su cosa sia accaduto? E che dovrei saperne io? Beh, il tecnico saresti tu. E a dirla tutta, questa non è stata l'unica cosa strana di questo viaggio. Sicuro di non aver dimenticato un cavo o di non aver sbagliato qualche calibrazione? Come osi? Le mie calibrazioni sono immacolate come il culetto di Bambi dopo la perdita delle macchie. Ok, ok, facevo per dire. Teniamo gli occhi aperti. Che strano tutto questo, ragazzi. Succedono così tante cose strane. Troppo strane, eh? Ehi, avete visto Sofia? Controlla in sala prove, l'ho vista andare da quella parte. Grazie, lo farò. Dovreste tornare a trovarci comunque. Ci mancherà averla qui a suonare. Certo, torneremo. Non l'hanno mai fatto. Non puoi saperlo. Ok, ci manca l'ultimo ricordo, ragazzi, eh? Per cui torniamo di là, in sala prove, e magari dobbiamo assistere a quando hanno suonato insieme prima del concerto. Comunque vi ripeto che a me mi sembra tutto così assurdo, ragazzi, così strano. Ok, dove saranno? Sono qua. Chi è il naso più bello? Tu! Oh sì, certo che ce l'hai. Cos'è da guardare? Niente, lasciamo perdere. Quindi, cosa volevi suonare? Non mi importa molto, veramente. Perché non suoni le tue scale e io faccio l'accompagnamento? Stiamo cercando di tranquillizzare me o te? Sì, dai, il caso che per me le cose semplici e meccaniche siano rilassanti. Giusto. Ok, Sinfonia delle Scale Musicali. Sarà questo per attivare il prossimo ricordo? A quanto pare sì. Non ci resta che preparare il prossimo ricordo. Che bella questa musica, ragazzi, eh? Allora, la cosa si preannuncia abbastanza complicata. Ok, 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 ragazzi, ci sono arrivata dopo un pochettino, eh? Non è stato facile, nemmeno stavolta. Altro che al primo tentativo. Attiviamo questo ennesimo ricordo, ragazzi. Sai che c'è di strano? Cosa? Questo è il ricordo dell'ultimo concerto di sua moglie, ma non abbiamo visto nulla del concerto in sé. Ha sfarfallato un po', suppongo. Comunque, lui è un tantino egocentrico, eh? Possibile, ma ci sono più variabili da considerare. Queste memorie sono in larga parte influenzate dagli attuali rimpianti di Colin, in fin dei conti.
Ricorda che quello che vediamo qui ha più a che fare con la pertinenza che con l'importanza. A me sembra comunque strano. Ma d'accordo, ci vediamo dall'altra parte. Non so ragazzi, non so che pensare. Il piccolo Colin. Avanti, ci siamo quasi. Sì, so dov'è. E comunque, perché dobbiamo fare tanta strada solo per suonare un po'? Hai visto che panorama c'è lassù? È incredibile. Senza contare che non c'è in giro nessuno a dirmi che faccio schifo con il violoncello. Fai schifo con il violoncello? Per te farò un'eccezione. Chi arriva prima vince. È la ragazza del balcone, giusto? Non so se a sua moglie farebbe piacere. Non c'è molto di cui agitarsi, erano solo bambini. E d'altra parte, questo è successo molto prima che Colin conoscesse Sofia. Eppure i ricordi che vediamo qui dovrebbero essere rilevanti per i suoi rimpianti attuali, giusto? Effettivamente. Giudicare non è il nostro lavoro. Limitiamoci a vedere come va a finire. Ok ragazzi, allora, stanno succedendo sempre cose strane, cioè non passa episodio in cui non succeda qualcosa di strano. E adesso veniamo a conoscenza che nell'infanzia di Colin c'è stata una bambina che a quanto pare è stata importante per lui comunque, perché se no non gli darebbe tutta questa importanza in questi ricordi, no? Vabbè, che dire ragazzi, vedremo cosa succederà la prossima volta, comunque con una sonora meravigliosa. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e obdosh a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.